Ciao dal mio Pilates e benvenuto alla lezione Detox. Per questa lezione ti serve una sedia, che adesso è di là, e una pallina da tennis. Un maglioncino per la parte finale, nel senso che è molto rilassante, quindi ti potresti, diciamo, rilassare molto e quindi la temperatura tende ad abbassarsi. Quindi tieni a portata di mano anche qualcosa per coprirti, soprattutto verso la fine. Anche un bel bicchiere d'acqua, mi raccomando, poi verso la fine, anzi alla fine della lezione ti consiglio un abbondante bicchiere d'acqua. Allora, teniamo la pallina qui da parte, non la utilizziamo subito, ma iniziamo con un riscaldamento piuttosto piacevole e diciamo tematizzato su questa lezione, che ha il senso del fine giornata, quindi scarichiamo assolutamente le tensioni del giorno. Quindi una volta che frizioniamo, ragazzi, i palmi delle mani, spalmiamo il calore che procuriamo con la frizione sul viso, sul cuoio capelluto e via via ci rilassiamo, lasciamo ogni cosa del giorno, ogni tensione cerchiamo di lasciarla assolutamente fuori. Anzi, quando facciamo così, cioè ci riscaldiamo, pensiamo anche proprio di togliere quella patina fastidiosa che lo stress ci lascia sul corpo. Ci liberiamo, di tutto quello che deve essere lasciato fuori dal nostro corpo. Lo facciamo anche sulle gambe, da una parte ci riscaldiamo e dall'altra, voilà, spaziamo via quello che abbiamo accumulato e che non ci serve. Simbolicamente poi, cioè questo da una parte è molto enfatico, no? Sembra proprio che funzioni, poi faremo la stessa cosa in maniera più profonda anche con i liquidi, proprio con la linfa, con il massaggio, con la mobilità articolare. E voilà, scarico proprio, lascio. Mi ascolto come sto, come mi sento, com'è la mia postura, com'è il mio respiro, ok? Iniziamo una parte di riscaldamento molto leggero. Il riscaldamento non ci serve tanto per iniziare una lezione particolarmente intensa, ma per muovere e creare calore nel corpo. La linfa, come già vi ho spiegato nelle altre lezioni, ma magari questa è la prima lezione che fate, ok? Si muove attraverso il corpo non perché abbia un sistema di propulsione proprio, come il sangue, quindi il circuito del sangue nelle arterie, nelle vene, e quindi attraverso il cuore e la pompa cardiaca del piede, che non è un vero cuore, ma è una seconda pompa. Intanto cambiate e fatemi in maniera molto molto soft il passo laterale, ok? Respirate e anche ossigenatevi. Ecco, dicevo, la linfa innanzitutto entra negli spazi interstiziali, perché proprio dai capillari esce una parte del plasma, del sangue, e si riversa nei liquidi interstiziali. Buona parte viene riassorbita dai capillari venosi, ok? Però una parte rimane lì, ok? Non è sempre perfetto questo giochino del riassorbimento, quindi diciamo che dobbiamo favorire la circolazione all'interno dei dotti linfatici, i liquidi che già ci sono, e cercare anche di favorire il riassorbimento. Il riassorbimento avviene in parte anche proprio per questione di concentrazioni chimiche, e qui si deve chiaramente agire più con l'alimentazione, con l'acqua e l'alimentazione, oppure ad influenzare sia la circolazione linfatica che il riassorbimento sono proprio il movimento molto leggero, come stiamo facendo adesso. La respirazione, ecco perché durante il giorno è bene ogni tanto muovere, fare dei respiri profondi, dedicare del tempo alla respirazione, ok? Indubbiamente anche la pompa cardiaca e la circolazione, e anche il tipo di lavoro muscolare che facciamo. Un lavoro infatti troppo intenso
potrebbe anche creare maggiore ritenzione se non avviene una fase di relax successivo, una buona idratazione, una buona alimentazione, e quindi una lezione di questo tipo serve anche nel post lezione, ogni tanto una sorta di post allenamento per assolutamente favorire il riassorbimento dei liquidi, la messa e la rimessa in circolazione, ok, dei liquidi interstiziali. Quindi assolutamente un lavoro a bassa intensità, perché altrimenti poi voi provate a immaginare il cuore che pompa, e lo dobbiamo far pompare, perché ci sono momenti e allenamenti che ci servono per far star bene il nostro cuore, per movimentare i substrati energetici, quindi attivare determinati. Intanto muoviti in maniera molto carina, soft, così, e dobbiamo movimentare dicevo, i substrati energetici, quindi attivare determinati metabolismi energetici, ok? E quindi ricordiamoci sempre una buona parte di stretching, di defaticamento, e anche questa lezione ad hoc come detox, per ripulire il corpo dalle tossine lasciate in parte dalla giornata, buona parte dalla giornata, dallo stress della vita quotidiana, e in parte anche da allenamenti, diciamo, belli tosti, ok? Mi ossigeno. Voilà. Ultima cosa, facciamo un leggerissimo passaggio di peso del corpo da destra a sinistra. Voilà, fantastico. Ci fermiamo, facciamo una prima attivazione. Ecco, non vi ho detto che anche la mobilità articolare aiuta molto il sistema linfatico, ecco perché all'interno, diciamo, di questa lezione, anche, diciamo, come forma di riscaldamento, andiamo a riscaldarci. Ampie circonduzioni delle spalle, 1, 2, 3, 4, 5, faccio l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5. Posiziono le mani sulle ali iliache, spingo il bacino a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Allungati bene con la colonna. Non a caso, in questa lezione, se avete letto in descrizione, parlo anche poi di defaticamento e di decompressione, perché l'obiettivo è sia riattivare la circolazione linfatica, ma anche la decompressione dei dischi intervertebrali, che alla sera sono più disidratati, più, diciamo, ridotti nel loro spessore. È un meccanismo che, diciamo, finché siamo giovani funziona bene, nel senso che la mattina siamo inevitabilmente più alti, perché i dischi intervertebrali, intanto passate alla circonduzione del bacino sul piano trasverso, al mattino i dischi sono ben idratati, quindi la nostra statura è maggiore, alla sera siamo più bassi per effetto delle posture, della gravità, l'acqua esce dal nucleo polposo, diciamo dai dischi intervertebrali, quindi da ogni disco intervertebrale magari si perde un millimetrino, insomma la statura alla sera risulta più bassa, ancora più bassa se peggiora anche la postura. Fai il cambio giro, poi quando dormiamo lo stare diciamo orizzontali fa sì che i liquidi rientrino e vengano assorbiti dai nostri dischi intervertebrali. Ecco perché l'importanza poi del riposo, del recupero, di un buon sonno, eh? E anche perché, non a caso, se seguite Pilates Sottile, recentemente ho detto che l'acqua è rappresentata anche proprio da un movimento orizzontale, non a caso noi dormiamo orizzontalmente. Vabbè, questa è solo una connessione con un'altra lezione. Detto questo, ci flettiamo lateralmente in modo morbido, veramente molto morbido, eh?
vi stavo dicendo che alla sera siamo più bassi, alla mattina siamo un po' più alti, e questo meccanismo di esce l'acqua dai dischi intervertebrali e rientra nella notte, viene riassorbita, ok? Nella notte, o comunque dallo stare orizzontali, dal togliere la pressione sui dischi. Questo meccanismo, più siamo vicini alla giovane età, più funziona, più ci allontaniamo dalla giovane età e da una buona postura, meno funziona. Ecco perché nel tempo perdiamo anche qualche centimetro di statura. Ecco perché l'importanza di una ginnastica posturale è che aiuti a decomprimere gli spazi intervertebrali e favorire il riassorbimento. Ecco perché è anche importante dormire bene tanto, o meglio, nel senso, prendete la pallina intanto. Okay. Mettiamo la pallina sotto il piede e ci massaggiamo la pianta del piede. Dicevo, è importante, chiaramente un buon sonno per tanti motivi, eccetera, ma proprio lo stare orizzontali perché togliamo pressione ai dischi intervertebrali e favoriamo il riassorbimento dei liquidi anche laddove questo meccanismo non è più come quello magari dei 20 anni. Ok? Detto questo, durante questa lezione, nella parte finale, dedichiamo una parte specifica anche alla decompressione dei dischi, anche solo il fatto chiaramente di rimanere sdraiati con le gambe sollevate e l'autoallungamento della colonna. Mentre quello che stiamo facendo, questo massaggio che è anche molto piacevole, perlomeno io lo adoro. Cioè, in parte lavora la muscolatura intrinseca del piede, ma in parte anche proprio la soletta di Leiers, una fittissima rete di capillari che, come vi ho detto prima, è una sorta di pompa, una sorta di cuore venoso, ok? Da cui riparte il ritorno venoso. Il sangue deve fare una faticaccia, il sangue venoso, a ritornare in su, deve fare un viaggio contro la gravità. Ci sono le valvole che aiutano, delle tasche per cui il sangue non retrocede completamente quando non subisce la spinta sistolica del cuore. Ok, dall'altra parte. Voilà. Mi ossigeno, rilasso bene le spalle. Ci sono dei punti, eh? Cerchiamo di lavorare. Ah, vedo che sparisco, però vabbè, è abbastanza intuitivo, vero? Lavoro, alterno un po' una fase dove tratto in maniera generalizzata lo spazio fra la linea anteriore del piede e la base del tallone, e è irresistibile anche portarci un po' di peso e sentire. Massaggiare bene i muscoli la volta plantare, soprattutto a fine giornata. Molto, molto, molto bene. Ok, mettiamo da parte la pallina. E sistemiamo le mani. Inizialmente premiamo bene sopra il petto. Così, sulle mani sovrapposte sullo sterno. Premiamo bene. E ora le puntiamo. Qui ci sono le clavicole. Se alzi bene i gomiti, vedi che si formano come delle fossette. E vai a posizionare le mani su queste fossette. Pensa di, senza crearti fastidio, di voler entrare in queste fossette. Crea proprio un effetto tipo pompage, su queste fossette qua. Ok, sotto allo sterno, appena dove finisce lo sterno, mani sovrapposte, premo.
ossigenati profondamente. Ora con le mani, dall'attaccatura dei capelli alla base del collo, facciamo come una sorta di massaggio dall'alto verso il basso. E la stessa cosa con le braccia incrociate. Metto le mani sotto le mandibole e questo lo faremo anche dopo da sdraiati, è abbastanza facile, è intuitivo. La pressione che dovete avere, ragazzi, è poco più di una carezza. Non dovete sfiorare solo, eh? È poco più di una carezza. La pelle però non si deve arrossare. Ora teniamo le mani sovrapposte, la sinistra sopra la destra, sotto la clavicola destra. Mi raccomando, è sotto la clavicola destra. Qui è importante andare da destra verso il cuore. Okay? La pressione, che non è veramente light, poco più di una carezza, la pelle non si deve arrossare, ok? Da destra verso sinistra. Abbiamo scaricato un po' l'area del collo. Respira profondamente. E voilà. Ora immagina dell'acqua da togliere dalle dita delle mani e anche dai piedi. Scarica. Usa proprio anche il respiro. Hai sentito come ho fatto io? Lascia andare tutto. Pensa che con questi movimenti mandi fuori tutto quello che non deve essere tenuto dentro, tutto quello che non vuoi. Butta fuori tutto. Ok, lascia andare bene, insisti ancora un po'. E adesso fai come una sorta di molleggio, come per caricarci come una molla, sia nelle braccia sia nelle gambe, e lascia andare. Molto bene. Ora ti sdrai, ci voleva. A volte si pensa anche ad un nome ben preciso quando si fa questa esercitazione. Ora, vabbè, la sedia io la prendo dopo, anzi la metto, guardate, qui non dovrebbe intrigare troppo con il resto della veduta. Ecco, dai, va bene così, mi metto giù sdraiata. Allora, se io ho alzato a bomba la temperatura, così rimango vestita uguale, però se avete percepite già un po' di abbassamento di temperatura, mettete una felpina, qualcosa, mi raccomando. Allora, ora ci dedichiamo alla parte dedicata alla mobilità articolare, ok? E cominciamo dal basso. Oh, che testata che ho preso! Ho preso male le misure, sono più lontana, più vicina del solito al computer, infatti sono, ecco, fantastico, scusate la scena terrificante. Ah, prendetemi ragazzi, scusate, approfitto di questo momento di defiance per prendere, allora, anche un cuscino. Perdonate se non ve l'ho detto subito, ma secondo me assolutamente ci fa bene anche lavorare l'iliopsoas. Quindi cuscino e fascetta. Tenetele a portata di mano, d'accordo? Vediamo se ci sto adesso, perché ecco, prima non mi vedevo i piedi, quindi sono andata su con decisione. Oh, ho preso proprio una testata. Allora, molto bene. Stiamo rilassati in questa posizione. E cominciamo a muovere i piedi con dei movimenti circolari, quindi non muovete le anche le ginocchia, solo i piedi. In questo modo il movimento, ragazze, è a carico dell'articolazione delle caviglie. Fate questo movimento non vuoto,
ma pieno. Quando dico movimento pieno, dico che devi andare proprio alla ricerca della massima escursione articolare, ossigenandoti per bene. Ora mi fai piede flex, piede point, piede flex, piede point, piede flex, piede point, piede flex, piede point. Ora articoliamo il ginocchio destro flettendo la gamba, estendo. La sinistra, fletto, estendo, fletto, stendo. Fletto è uno stendo che ecco, oh, è quasi un lascio cadere. Voilà, molto bene. Una destra ancora e una sinistra ancora. Riprendiamo questo movimento, ok? Quindi fletto la gamba destra, apro in fuori, stendo e ritorno diritta. In tutto questo cerca di mantenere il bacino bilanciato diritto. Come se non ci fosse un movimento, diciamo, asimmetrico. Continua, apro, stendo, dritta. Ginocchio fuori, stendo, su. Ancora uno, molto bene. Inverti il giro, fuori il ginocchio, verticalizzo, stendo, fuori. Verticalizzo, stendo, fuori, ossigenati profondamente. Io chiaramente sto parlando, tu cerca di fare dei respiri belli profondi. Cambio gamba, ragazzi. Quindi sinistro, ginocchio sinistro su, apro in fuori lasciando l'anca opposta ferma. Stendo e su. Cerca di mantenere diritta il bacino. Quindi, se anche tu stai muovendo la gamba sinistra con le due mani, la destra e la sinistra, premi in giù l'anca destra. Ok? Prova a invertire il giro. Quindi, io lo rifaccio a destra così lo vedi. Ginocchio tirato in su. Verticalizzo e stendo, fuori, verticalizzo e stendo. Ancora un po'. Ossigenati bene. Ah, benvenuto. È tutto oggi che sbadiglio in realtà, ora è la primavera. Ma mi sto proprio rilassando, spero sia contagioso. Ok, io mi allontano dalla libreria che oggi non è proprio mia amica. Braccia lungo i fianchi, spingo in alto il bacino e articolo la colonna, scendendo con la schiena che come fosse un'onda. Su, inspiro e fuori l'aria, scendo piano, vertebra dopo vertebra. Su, inspiro e scendo. Su, inspiro. E scendo, porto le gambe a destra, porto le gambe a sinistra. Mentre le gambe vanno a destra, la testa va a sinistra e viceversa. Ginocchia a sinistra, testa a destra. Ossigenati profondamente. Fantastico, io amo questo esercizio. Mi fermo al centro e ripeto sul bacino e come un'onda scendo sul bacino e come un'onda scendo. Molto bene. Realizza con le braccia delle circonduzioni che agiscano sull'articolazione scapolo-omerale. Fantastico. Oh, secondo sbadiglio. Aggiornatemi e fatemi sapere se avete sbadigliato anche voi, se lo sbadiglio è contagioso anche attraverso il video. Prendete ora il cuscino
e lo mettiamo sotto al bacino. Ok? Lascio le gambe sulla verticale e faccio una sorta di sgambettio. Ok? E mi ossigeno bene. Così. Mi fermo, adesso piego un po' le gambe così vedete meglio. Fate ancora i movimenti delle caviglie. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5. Fammi piede flex point. Lascia pure le gambe più distese delle mie. Voilà. E quindi di nuovo sgambetto. Mi ossigeno, movimenti, non devi proprio percepire fatica, deve essere, beh, ovvio per tenere sulle gambe, so già cosa hai pensato, però non deve essere una cosa impossibile, quindi riduci l'ampiezza e fallo secondo le tue possibilità. E voilà. Mani sopra le ginocchia, schiena diritta, quindi non lasciare che la schiena si curvi verso il basso, ma lascia una linea diritta dalle spalle al bacino, mani sopra le ginocchia che guidano dei cerchi in senso opposto. Ok, la schiena resta ferma, non subisce variazioni. Fai l'altro giro, molto bene. Poi, ragazzi, il terzo stretching. Oh, il terzo sbadiglio, non so voi, gli sbadigli possono anche essere proprio dovuti al rilassamento del diaframma, quindi è proprio al rilassamento. Allora, ginocchio destro preso al petto, saldamente dalle braccia, schiena che non si incurva ma che resta allineata. Se occorre, tac, rimetti un po' più sul tuo cuscino. Trattieni con forza al petto il ginocchio destro mentre cerchi di stendere la gamba sinistra che tenderà a virare in fuori. Mantienila bene allineata, il piede sinistro in linea con l'anca sinistra. Puoi tenere il piede flex che dà più il senso, di spingere avanti il tallone ad l'addome approfondito. Sentirai tirare bene la linea anteriore dell'anca sinistra. Ossigenati bene. Molto bene. Quindi sciolgo e cambio. Ginocchio sinistro al petto, lo afferro con entrambe le braccia, tesa la gamba destra. Se per caso rimani là così, fai anche senza cuscino, ok? Il cuscino serve proprio a creare questo spessore laddove si riesca a stendere la gamba. Quindi se la tua posizione è questa, non riesci con la gamba a raggiungere terra, da una parte puoi allentare il ginocchio al petto, purché tu senta comunque questo lavoro, di distensione. Se non fosse ancora sufficiente, togli il cuscino, ma confido oramai nella estendibilità del tuo iliopsoas. Quarto sbadiglio. Ah, molto bene, io mi sto rilassando parecchio, spero anche voi. Togliete il cuscino, prendete l'elastico, facciamo solo uno stretching afferrando l'avampiede destro, lasciami l'altra gamba piegata, cerca di mantenere il più tesa possibile la gamba e tira la punta del piede in giù. Lascia pari le anche, la schiena ben aderente. E voilà, cambio. Afferra l'avampiede sinistro, lasciami l'altra gamba flessa,
Stendi il più possibile la gamba, tieni il piede flex, la schiena aderente, il mento abbassato, respira profondamente. E fletto, metto da parte la fascia, andiamo a recuperare la sedia, ragazzi. Non alzatevi troppo rapidamente, passate sul fianco, indugiate un attimino, sollevatevi con la forza delle braccia, rimanete un attimo seduti, potrebbe girare la testa, recupera la sedia. Non è necessario che sia appoggiata contro un mobile, è importante andare molto sotto, sentire che proprio il polpaccio è completamente appoggiato. Ok? Mi rilasso e andiamo a provocare. Già allora la posizione è considerata antalgica, ok? Andiamo a potenziare questa posizione antalgica. Con le mani qui sull'incavo della piega dei pantaloni, pensate di fare dei finti passi con i glutei per avanzare proprio un po', premete proprio con le braccia, sentite che questa pressione crea un allungamento che è percepito soprattutto a livello delle anche e lombare. Ok. In tutto ciò vi chiedo di pensare che il coccige sia appena appena in su, ok? Non tanto da provocare una retroversione del bacino, no, è eccessivo, è proprio oriento il coccige verso il pube, ok? Questo mette già in posizione il nostro bacino. Ora andiamo a fare l'analogo con le mani, prendiamo con le mani la base del collo, solleviamo la testa e trazionando la testa e il collo, pensa di andare ad appoggiare la nuca molto lontana rispetto al sacro. Senti che la colonna ha acquisito proprio una decompressione. Questo è un enorme beneficio per la nostra schiena. Favorisce il riassorbimento dei liquidi a livello dei dischi intervertebrali. Quando senti che questa sensazione di autoallungamento, che è potente non appena ci sistemiamo, ma magari poi si perde un po', lo ripetiamo. Quindi faccio una sorta di camminata, premo con le mani i femori, nel mio caso, cioè nella direzione della sedia, anche nel tuo caso, come per capire la direzione, e poi con le mani vado a prendere la nuca, la sollevo e la vado ad appoggiare lontano e sento e percepisco questo enorme piacere a livello della schiena. Molto bene. Scuoto le braccia sulla verticale, ossigenandomi profondamente. Incrocio le braccia e vado a sbloccare bene, far defluire quello che abbiamo fatto un pochino prima, ti ricordi? Dalla mandibola alla base del collo, massaggio con un massaggio che esercita una pressione che davvero è solo poco più di una carezza. Con la mano sinistra, poco, quasi all'ascella destra, circondo il braccio come fosse un anello nella mia mano, ok? Esercito una leggerissima pressione che va come direzione verso l'ascella e poi mi sposto, ok? Mi sposto di 1 o 2 centimetri, premo ad anello, premo verso l'ascella, ma ti ricordo che questa pressione ad anello è veramente poco, più di una carezza, eh? Non deve essere troppo intensa, non devo raggiungere i muscoli, ok?
Superato il gomito, vado anche all'avambraccio e al polso. E quindi massaggio con le dita a pettine il braccio dal polso, una sorta di grattino dal polso alla spalla. Voilà, dall'altra parte, con la mano destra chiusa tipo ad anello in prossimità dell'ascella sinistra, stringo il braccio appena appena e premo nella direzione dell'ascella e quindi mi sposto. Così facendo percorro tutta la lunghezza del braccio. Mi muovo, faccio dei piccoli passettini. Transito a livello del gomito, lo supero e ancora mano ad anello sull'avambraccio che come pressione va verso l'ascella. Quindi, una volta arrivata al polso, vado con le mani, con le dita a pettine, a pettinare la lunghezza del braccio dal polso alla spalla. La pressione è lieve, poco più di una carezza. Molto bene. Voilà. Ora con le mani sovrapposte sotto la clavicola destra, ok? Mani sovrapposte sopra la clavicola destra, con una leggera pressione sposto le mani sotto la clavicola sinistra. E ritorno senza pressione. Da destra verso sinistra premo e ritorno senza. Adesso io esagero, puoi fare un ritorno senza alzare così tanto le mani. La pressione è da destra verso sinistra, sotto la linea delle clavicole. Anche qui la pressione è minima, non si deve arrossare la pelle. Ancora con le braccia incrociate, le mani da sotto alle mandibole scendono percorrendo la lunghezza del collo. Molto bene. Ora scuoto la gamba destra sulla verticale. Creo con entrambe le mani una sorta di anello in prossimità dell'anca destra, come abbiamo fatto con il braccio. Chiudo le mani ad anello, creando una sorta d'anello, non è detto che si riescano ovviamente a toccare, una leggera pressione che aumenta in direzione verso l'anca e poi mi sposto. E così facendo, in maniera molto delicata e piacevole, raggiungo l'area del ginocchio, insisto un po', leggerissima pressione. Attenzione che non devo raggiungere i muscoli, non è che più premo più è efficace, anzi è quasi il contrario, Dovete raggiungere appena appena i tessuti sottostanti la pelle. Supero l'area del ginocchio e percorro la linea del polpaccio. Fino ad arrivare alla caviglia. Alla caviglia preparo le dita a pettine e dalla caviglia all'anca fino al gluteo pettino la mia gamba, sempre con quella modalità, una pressione leggera, leggera, leggera. Ah, un altro sbadiglio, beh, qua ci sta perché siamo proprio anche prima. Quindi io mi sono effettivamente rilassata tantissimo. Scuoto ancora un po' prima di riappoggiare. E voilà, siamo
Sento la differenza fra la gamba destra e la sinistra, che malgrado tutto anche la sinistra è bella rilassata. Autoallunga bene la colonna, premi i femori, allontana bene il sacro, con le mani vai a prendere la nuca e a spostarla lontana. Abbiamo ricreato l'autoallungamento nella colonna, gamba sinistra sulla verticale che va a fare l'effetto alga, una sorta di tremolio continuo. Niente, ragazzi, io oggi sbadiglio. Altre volte mi è capitato, ma così spero anche voi. Ok, mani ad anello in prossimità dell'anca. Ti ricordo che la pressione laddove appoggi le mani aumenta in direzione verso l'anca. Poi io mi sposto con le mani in direzione verso il ginocchio, ma la direzione della pressione è verso l'anca. Indugio un po' sul retro del ginocchio, ricordati che la pressione, ve lo dico spesso, ve lo ripeto perché so che viene la tentazione di premere un po'. Non è che ci fa male, però raggiungiamo i muscoli, ci farebbe bene ad altro, ma il tema è proprio più il linfatico, il drenaggio, e quindi dobbiamo per forza di cose rimanere molto leggeri, poco più di una carezza. Raggiungo la caviglia, raggiungo i malleoli e quindi ai malleoli con le mani, con le dita disposte a pettine, sempre con la stessa modalità di pressione, agisco fino al gluteo. Ti ricordi che sul gluteo fai proprio questo movimento. Scuoto ancora un po' la gamba, rilasso, ancora decompatto la schiena, allontanami bene il bacino, fai dei finti passi con i glutei, con le mani dietro la nuca, allontana la nuca dal sacro, senti la colonna bella distesa, tutta appoggiata in maniera uniforme. Di nuovo con gambe e braccia vibra, fai l'alga. Ecco, ci voleva un altro sbadiglio. Ragazze, voilà. Passate sul fianco se anche voi dovete terminare la lezione, altrimenti proseguitela. Anche solo rimanendo in posizione antalgica con le gambe sopra la seggiola, altrimenti passate prima sul fianco, indugiate un pochino sul fianco, aiutatevi con le braccia a sollevare il peso del tronco con dignità e decoro, cerco di raggiungere la posizione di seduta gambe incrociate. Ragazzi, detto questo, prima che arrivi il mio prossimo sbadiglio, vi auguro una bellissima dormita, una bellissima serata. Un bacio e a presto.